Cari amici, benvenuti ad un'altra puntata di Blog, la nostra rubrica di approfondimento. Percorrendo l'autostrada che da Messina va a Palermo, si giunge a Tusa. Qui, volgendo lo sguardo verso un'immensa vallata di ulivi e macchia mediterranea, non si può non notare, posta su di una ripida altura affacciata sul mare, la piramide del 38esimo parallelo di Mauro Staccioli, l'ultima opera della Fiumara d'Arte, il più grande museo all'aperto d'Europa. Nella concezione del suo committente, il mecenate Antonio Presti, in quest'opera alberga la sensazione della vastità, dell'assonanza imprescindibile di esteriorità ed interiorità, di arte e spirito, e della loro aggregazione spazio-temporale. E questa è la piramide, un tetraedro di 30 metri realizzato in acciaio cortex, che gli conferisce il caratteristico colore. Collocata spazialmente sul 38esimo parallelo, inaugurata in un tempo specificatamente collocato da sempre per la storia dell'umanità, il giorno del solstizio d'estate, il 21 giugno, ricorrenza della vittoria della luce sulle tenebre. E così ogni anno si svolge il rito della luce, nei giorni delle porte sostiziali, quando il sole trionfa sul buio e chi partecipa sceglie consapevolmente una via, un cammino di luce. Il rito ha luogo nel parco della Fiumara d'Arte, dove in questa sola occasione annuale la piramide 38esimo parallelo viene aperta per favorire al viaggiatore uno sguardo elevato e aperto sull'universo. Il rito si offre come parola di bellezza, come parola maieutica. Negli ultimi anni l'evento è stato preparato da alcuni grandi poeti per offrirlo ai bambini affinché essi comprendano la sacralità della poesia e il messaggio di bellezza che esso contiene. L'obiettivo annunciato dal fondatore della Fiumara, Antonio Presti, è consegnare alle nuove generazioni l'opportunità di riunirsi ogni anno in questi giorni d'estate per scegliere ogni volta il trionfo della luce, affinché il futuro si nutra del valore della bellezza universale. L'evento, a cui partecipano artisti ed intellettuali, conta ogni anno un numero elevato di visitatori e non smette mai di stupire con arte, ma anche con canti, danze, poesie e meditazione yoga, sempre diverso e sempre uguale. E così questo diventa uno spazio sacro, in cui puoi irrompere il tempo sacro. Spazio e tempo scandiscono l'esistere della natura e dell'umano. In una società che ha smarrito ogni senso di dignità e bellezza, è necessario creare
un processo di nuova creazione e rigenerazione.